lei comunque pensa che sia davvero l'anno del Milan, anche perché il Milan non perde, non vince il derby ormai da 4 turni? Ma io credo che ci sia un grande equilibrio, che l'Inter abbia ancora oggi un organico migliore delle altre, però l'Inter in questo momento è poco brillante e poco convinta dei propri mezzi. Non so se per appagamento dopo un anno come l'ultimo, trascorso, dove ha vinto tutto quello che c'era da vincere, poi il condizionamento legato ai tanti infortuni, e poi, ma io credo che abbia inciso molto anche il cambio di allenatore, cioè due ottimi allenatori ma molto diversi tra loro, e quindi credo che i giocatori si devono ancora abituare nei sistemi di Rafa Benitez. Nella partita a sé sarà la partita dei grandi campioni, penso a Ibrahimovic e Eto'o, potrebbe essere decisa, non so, da un episodio, per esempio da Ambrosini, o piuttosto che, comunque Ambrosini è un campione però non è, diciamo, l'uomo di copertina. No, ma ci sono tanti altri ottimi giocatori che possono decidere. Stankovic è un giocatore che nel derby può decidere, dall'altra parte sì, è vero Ambrosini, ma però anche Robinho è un giocatore che può determinare, quindi credo che ci siano tanti giocatori che possono incidere, lo stesso Seedorf, no? Un giocatore abituato a esaltarsi nei grandi match. E se la senti di fare un pronostico per l'ultimissima domanda? No, io credo che ci sia equilibrio, è chiaro che il Milan in questo momento il Milan sta meglio di testa, il Milan sta cercando di capire la forza, la sua forza reale.